Ciao a tutti cari amici, sono qui per augurarvi un buon 2024, un buon 2024 pieno di successi, pieno d'amore, pieno di salute, pieno di tutti. E volevo anche fare un piccolo resoconto dell'anno 2023, che il 23 un pizzichino ci vuole sempre un pizzichino di 23, perché come voi sapete a gennaio il pescetto era The Voice Senior. E in questa avventura sono arrivato in semifinale. Ho conosciuto delle persone magnifiche, persone che per dire lavorano anche dietro le quinte, che noi non vediamo, però loro ci sono. E per la riuscita di un programma come The Voice Senior, anzi, mi pregio insieme a tutti gli altri colleghi che hanno fatto The Voice Senior quest'anno, perché so che la trasmissione ha vinto come miglior trasmissione europea, quindi me ne compiaccio io, ma anche tutti i miei compagni di viaggio che hanno fatto con me questa bellissima esperienza. Spero che un giorno potrei, un giorno, magari adesso ce n'ho 70, magari pure agli 80, arrivare a fare qualche altra cosa, qualche altro spettacolo. Ho conosciuto veramente delle bellissime persone. Dalla Minnie Minoprio a Maria Teresa Reale che ha vinto quest'anno il The Voice Senior, Stefano Borgia e tante altre persone che ho condiviso questa mia avventura e abbiamo passato delle serate e dei giorni bellissimi. Non mi rimane che comunque regalarvi un bel bacione e un bel abbraccio dal Pescetto di Roma e augurarvi un 2024 pieno di successi, d'amore, d'amicizia e di tanta, tanta, tanta salute. Con affetto, Erpescetto de Roma. Ciao!